Radio Più presenta In Ascolto, percorso di discernimento a cura di Maria Grazia Borgese. Abbiamo detto la volta scorsa che il discernimento è l'arte di trovare in tutte le situazioni la via che porta dove abita la luce. È l'arte di rimanere in questa luce che non è un'energia ma un volto, è qualcuno. Perciò il discernimento non sarà una teoria o una tecnica che si possono apprendere dai libri o ascoltando delle lezioni, ma qualcosa di vivo, mai incasellabile o prevedibile, proprio perché è un incontro con qualcuno. Quali sono i protagonisti di questo incontro? La risposta a prima vista potrebbe apparire semplice: Dio e l'uomo. In realtà, dentro queste quattro sillabe è racchiuso un mistero molto più profondo di ciò che le nostre orecchie percepiscono. Facciamo allora un primo passo in questo mistero. Quando diciamo Dio, quando ci chiediamo cosa Dio ci sta dicendo, il fondamento da cui partiamo è che Dio può parlarci, può avere qualcosa da dirci solo perché è amore. Se Dio fosse un soggetto isolato, un individuo, non esisterebbe alcuna comunicazione tra lui e noi. La nostra fede ci rivela che Dio è un amore dal volto tripersonale, perché Dio è padre, ma se dico padre, dico anche che c'è un figlio. Che significa questo? Che in Dio l'amore fra il padre e il figlio nello Spirito Santo è così assoluto che ogni persona è se stessa perché lascia emergere l'altra e per farsi conoscere indica il volto dell'altra. Continuamente nel Vangelo il figlio rende testimonianza al padre. Il padre conferma l'opera del figlio. Anche noi scopriamo il volto del padre contemplando quello del figlio. Entriamo nella relazione con il figlio presi per mano dallo Spirito Santo. Perché è importante tutto questo? Perché ci dice che il discernimento non è una partita tra me e Dio e vediamo chi vince. Il discernimento è una realtà comunionale. Dal momento che Dio è comunione di persone, io posso incontrarlo nella verità solo se mi pongo in un atteggiamento comunionale, relazionale, consapevole che la mia verità viene da Lui. Ma che cos'è che rende possibile questo incontro con Dio? Il fatto che l'uomo è creato con una struttura comunionale. Noi siamo creature abitate dal soffio di Dio, dallo Spirito Santo, che è il Signore della comunione. C'è qualcosa di comune tra noi e Dio, perché siamo impastati del suo respiro. Allora il discernimento non potrà essere un ragionamento, sarà piuttosto quell'attenzione profonda del cuore che ci muove a tenere conto dello Spirito Santo che abita in noi.